Incredibile su Elden Ring, pazzesco, assurdo. Nuova settimana e nuova giornata di registrazione incredibile, con tutti ad agosto che vanno in vacanza incredibile, ma la mia vacanza godosa è in questo ufficio incredibile, a editare, a registrare, a dormire 2 ore a notte incredibile, ragazzi. Comunque, promesso, mi prenderò almeno tipo 2 o 3 giorni ogni tanto per dormire, ragazzi, perché questa cosa, tra l'altro, ve la racconterò in un video speciale che devo registrare oggi, quindi quando rivedrete questa magliettina nera saprete che ho registrato quel video speciale il giorno stesso di questo episodio Elden Ring incredibile. È successa una cosa spicy, ragazzi, perché sul canale è iniziata la pubblicazione della serie di Elden Ring Shadow of the Erdtree incredibile, nell'arco narrativo nuovo incredibile. Sono tornate tutte le serie classiche come Palworld, Wuthering Waves e Zelen Zone Zero, che si erano un attimo fermate per fare in modo tale che io finissi sia Dark Deception che Elden Ring stagione 1 incredibile. Ma soprattutto, ragazzi, questo video incredibile inizierà con un po' di backtracking incredibile. Entriamo con il nostro news, perché ho fatto la cosa che vi ho promesso nello scorso video, ragazzi. Ho potenziato la prima arma di Shadow of the Erdtree, perché me ne sono follemente innamorato, ragazzi. Sto parlando delle bottiglie da profumo scintifuoco, le ho portate a più 24 e gli ho messo la scena da battaglia Determinazione, che ci permetterà di dare colpi ancora più forti, incredibile. Le ho testate, sono sincero, non è il danno più assurdo della vita, ovvio, la lancia di Sus fa molto più danno di queste cose, ragazzi, ma io vi giuro, sono così divertenti da usare, ragazzi, ci metto qualche colpo in più a eliminare un nemico. Sono troppo divertenti, ragazzi, guardate l'attacco per eliminare le masse, guardate. Ragazzi, di una bellezza sconcertante, ragazzi. Forse sono solo io che mi sto innamorando di quest'arma, ragazzi. Giustamente mi potreste dire: ma hai trovato una katana gigante, le dual, l'incredibile, e ti sei innamorato delle boccette da fuoco, ragazzi. Sì, perché da amante di Fullmetal Alchemist questa cosa è troppo figa, ragazzi. Vi ricorderò un personaggio incredibile di Fullmetal Alchemist che faceva le scintille incredibili. Ci siamo capiti, per chi conosce Fullmetal Alchemist. Comunque, ragazzi, prima di andare avanti faremo 2 cose di backtracking incredibile. Prima cosa, probabilmente questa parte ve la taglierò perché effettivamente tornerò in 2 zone che avrete visto, ma vi metterò la parte se trovo qualche cosa di incredibile. Le 2 parti che voglio esplorare sono, assolutamente, questo Legacy Dungeon, perché ci siamo dimenticati 2 porte, la porta inizio e la porta delle fogne, che non abbiamo mai trovato la chiave, quindi sicuramente da qualche parte voglio fare un altro giro. E il secondo posto è la prigione di Belurat. Perché vuoi tornare in mezzo a quei vasi raccapriccianti? Semplice, ragazzi, perché io sto iniziando a editarmi i video di Elden Ring, perché ce n'ho veramente tanti, questo è già l'8º episodio, e mentre con gli altri video sono in vantaggio, con quelli di Elden Ring mi sto editando la sera, e rivedendomi l'episodio delle prigioni di Belurat mi sono accorto che è una zona noi non ci siamo mai arrivati. Avete presente quando crolla il pavimento e noi cadiamo nel labirinto di vasi? Ecco, lì davanti c'era tipo un vaso gigante con tipo un oggetto, ma io non ci sono mai arrivato. E quando l'ho rivisto mentre editavo il video ho detto: cazzo, è vero, ma io non sono mai arrivato al vasone. Quindi mi sono perso pure lì una scala, forse, non lo so, incredibile. Quindi mi reesplorerò questi 2 posti e se trovo eventualmente qualcosa lo vedrete adesso incredibile, ragazzi. Altrimenti andiamo avanti incredibile. Quindi taglio incredibile, backtracking incredibile, speriamo di trovare qualcosa, a tra poco incredibile. Ah, vedi che lì non ci siamo andati? Come ci arrivo lì però? Aspetta. C'è qualcosa, vedi? Comunque, ragazzi, sto giocando con queste armi nuove, ragazzi. Sono veramente troppo divertenti, guardate un po'. Non fanno riposte, però 845. Guardate che figo. Dai. Troppo divertenti, ragazzi. Mi divertono da morire. Allora, ragazzi, ultimamente non lo voglio di troppo forte, ma sono un paio di video che faccio dei backtracking, forse da più sveglio, perché io registro video sempre dopo pranzo e col fatto che mangio la concentrazione mi cala. Però devo dire che il backtracking in questi ultimi episodi non sta andando male. Abbiamo scoperto quella capanna, abbiamo scoperto altre cose sus. Oh, ecco, questa cosa io non l'avevo proprio vista l'altra volta, amici belli. E hopla, che ci voleva a vedere sta cosa, amici miei? Fungo bianco carnoso. Dai, che c'è qualcosa, dai. Dai. Corno tenero. Io continuo a dire che, ragazzi, ci saranno dei drop rate assurdi. Per questi hanno messo i cornetti sus, eh. Chiave delle profondità del pozzo, ragazzi, mamma mia quanto sto godendo incredibile, ragazzi, mamma mia, lo sapevo. C'è un tizio, non so dov'è però. Ma guarda che simpatico quel mago sus. E se io ti facessi questo, che ne pensi? Come ti permetti? Tu guarda questo che mi lanciava incantesimi sus, ragazzi, andiamo immediatamente alle fogne allora. Eccoci qua, allora, beviamoci l'elisir. Ah, che noioso.
Forza. Troppo divertenti. E adesso le useremo a due mani. A due mani sono ancora più divertenti, ragazzi. Cioè, sus mago, letteralmente. Colpo incredibile, caricato, pazzesco e assurdo. Non l'ho preso, ma non l'ho preso. Dai. Ragazzi, ripeto, sono troppo divertenti. Non è normale che mi stia divertendo così tanto. Ma ve l'avevo detto che io... Ah, giusto, non ho letto la chiave sus. Apri la grata di ferro in fondo al pozzo di Berlo, il insediamento della torre. Vabbè, easy proprio. Ve l'avevo detto, ragazzi, io nella mia prima run mi sono divertito parecchio con le armi di profumieri sus. E quindi dico, perché non amare quest'arma incredibile? Allora, ragazzi, mi sa che leveremo un attimo le nostre adorate cose e ci metteremo il coltellino sus che mi ero preparato da Malenia in poi. La nostra misericordia con l'abilità sus. E andiamo a vedere che c'è. Ok, quindi le fogne ci hanno portato in questo luogo veramente brutto e sus. Il veleno sus, ragazzi. Possiamo evocare Tiche? Non promette bene questa cosa, ragazzi. Evochiamo Tiche? Ai ai ai. Se possiamo evocare Tiche, ragazzi, non promette nulla di buono. Cosa ci sarà qua sotto? No, ti prego, non me lo dire. No, ragazzi, ho avuto un brutto presentimento. Ragazzi, ci avrei scommesso i soldi che ci mettevano un coso arboreo. Era così ovvio, ragazzi. Era così fottutamente ovvio. Come fai a non fare una cosa del genere, ragazzi? Mamma mia, dammi questa cosa! Mamma mia! Mamma mia! Tiche, tesoro, è il momento di fare cose. Io ho veramente paura, ragazzi. Tiche, ti prego, tesoro. Ah. Vabbè, siamo avvelenati, è normale. No, ragazzi, ho avuto questo presentimento perché mi ha ricordato dove era quello di Malenia. Quindi ho detto, ehi, ma che fai? Te ne privi di fare una cosa così... Sai no, extreme. Esplosione sus, lo sapevo. Mamma mia, ragazzi, che toro. Il Tiche qui non è che si sta sforzando troppo, eh. Oh, ragazzi miei! Devo rimettere la vita! Ok, bevi. Bevi sus, bevi, ti prego. Ragazzi, che toro. Toro scatenato, veramente, mamma mia. Ok. È il momento di bere il mana sus. Veloce, veloce, veloce. Voi mi direte, perché vogliamo usare la piromanzia? Cioè, vogliamo usare... Ah, non l'ho levata. Ah! Me l'avevo dimenticato che l'avevo levata nel boccette sus. Vabbè, è morto. Ok. Wiu! Andava bene. Corno porta fortuna dell'immunità più 2. Dotazione cerimoniale degli arati del corno aumenta ampiamente l'immunità. L'immunità determina l'esistenza al veleno e alla marcescenza. Vabbè, perfetto, ragazzi. Pensa avere questo contro Malenia. Le corna sono preziose per gli arati del corno che le considerano prove delle loro condizioni di popolo eletto. Solo dalla crescita ripetuta di nuove corna si può ottenere un corno intrecciato, simbolo di supremazia. Però adesso sono curioso di vedere di quanto mi aumenta le robe incredibili. Da 287 a 467. Wiu! Sicuramente questa era la sorpresa di quest'area. Che poi più o meno il design era lo stesso di quelli che stanno nell'interregno classico, no? Però era velenoso. Quindi è il primo che incontriamo velenoso, ragazzi. Perché di solito sono marcescenti e basta. Se ricordo bene, vero? Ok, altro oggettino sus. Ah beh, grazie, ne avevo bisogno. Ah, che belle che siete. Queste sono pure più dure. Aiaia, caramba. Queste sono moscone sus, ragazzi. Quanto sono dure queste mosche qua sotto, scusatemi. Lo sentite? Ok. Ok, calma. Ok. Sono molto più resistenti delle mosche. Ah, ok, siamo venuti da qua noi. Delle mosche che abbiamo incontrato prima, negli altri episodi. Queste sono belle toste, eh. Proviamo un po' quanto danno prendono dal fuoco sus. Vediamo un po', eh. Proviamo un po'. Beh, devo dire che il fuoco è sus. Eh sì, gli fa molto più male il fuoco. Understandable. Una scala. Ragazzi, ci siamo capiti. Dai, dai, dai che apri la porta. Dai che apri la porta. Mi fai salire, l'unica porta chiusa è quella. Dai, dai, che così abbiamo pure il falò qui. Dai, fammi contento. Dai.
Ragazzi, mamma mia, questo backtracking mi sta facendo veramente godere all'inverosimile. Godo! Abbiamo finito l'esplorazione qua, allora. A meno che non ci sono altri tesori sus, ragazzi. GG. C'è un esercito veramente di mosche sus. Se gli lancio una lancia le riesco a tirare tutte quante. Vediamo un po'. Ok, il mio piano ha funzionato. E ora attacco caricato in calibro pazzesco assurdo! Wow! Ha funzionato. Bestiace. Ok. Dai. Ok, eliminiamo quella. Dai. E tu che fai? Non credo proprio. Fuoco sus. Lo sapevo. Wow, ok. È il momento di una sus strategia. Ragazzi, tanta roba. Dai, forte. Questi affari sono veramente efficaci contro le nostre moschine, eh? Colpiscimi. Crepa. Per carità, non gli rompo l'equilibrio, però. Però, non male. Dai. Allora, facciamo una cosa sus? Diciamo che poteva andare molto meglio, ragazzi, questa strategia sus, io ve lo dico. Meno una. Ora! Attacco caricato, incredibile! No, peccato. Ok. Fantastiche, ragazzi, sono troppo forti queste cose, eh? Vorrei usarla a due mani, ragazzi. Il problema è che non mi fido perché fanno veramente danno questi nemici, quindi sus. Ok, nodo di resina. E là c'è il nostro amico che... Questo, ragazzi, ce lo facciamo proprio così, eh? Brutalmente così. Ah, rimane proprio immobile, vabbè. Ragazzi, vittoria per sus. Bene. Spada da guerriero con corna. Ah, allora le vedi che le droppate ste armi? Fegato d'animale, ok. Con calma. Sono tante. Ora! 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 Ne balza la pena! Dai! Mi piacciono veramente tanto. Mano avvelenata? Beh, giustamente siamo in una pozza di veleno, ragazzi. Se non è una mano avvelenata, cos'è? Una mano di Godo? Per forza deve essere una mano avvelenata. Vabbè, ragazzi. Torniamo al farò. Mi ho trovato spadine sus pure, eh. Prima parte del backtracking sta regalando forti emozioni. Dai. Mano avvelenata. È letteralmente una mano. Ok. Guanto ottenuto cucendo i brandelli di pelle di persone vittime di veleno? Delle vittime di un'efferata mattanza. Ok. Quindi fatta con i cadaveri di Mesmer che ha eliminato qua. Infligge un veleno mortale al bersaglio. Aumenta la potenza d'attacco quando si verifica un avvelenamento nelle vicinanze. Ah, figo, per la build veleno. Quindi mette veleno e fa più danno se la preda è avvelenata. L'arma degli ultimi e degli oppressi, creata per pagare la sete di vendetta che anima le vittime di incendi e razzie. Puntura della mano velenosa. Forma una lancia con la mano e la conficca nel corpo del nemico, infliggendomi una cospicua dose di veleno mortale. 28 ad arcano? Ah, ok, scala su arcano. Va bene, ok. Spada guerriero con corna. Questa però è quella versione piccola, volendoci pure lo spadone, abbiamo visto, eh. Custodia della torre. Le corna ritorto ornamentali consentono alla spada di essere usata come richiamo. Ah, usa l'attacco di quei cosi. Conficca al suolo spengendo un ammasso di barbigli di ossa. Allora, questa la proviamo subito, sono curioso. Vabbè, scimitarra praticamente, no? Sì. Ah, sono dual! Fichissimo! Ok, sono dual di scimitarra. E ha l'attacco sus, immagino, vero? Esatto, che è l'attacco che fanno loro. Vabbè, molto molto figa. E poi voglio vedere la mano, però, sono curioso. Mano avvelenata. Che possiamo usare, però fammela un po' vedere. Ok. È un guanto, letteralmente. Vabbè, è un normalissimo fist, mi sa. Però non possiamo usare l'abilità? Ah no, eccola, vedi? Sembra la mossa di un tizio di Tekken. Tium! E questo dà veleno mortale. Ma non penso poterlo usare contro queste creature. No, infatti non si attiva perché non abbiamo l'arcano giusto, mi sa. Mi sa. E sono due. Ah no, invece sì!
Ok, funziona. Per carità, se vi interessa la build veleno, può regalare forti emozioni, secondo me, eh. Vedete quanto danno facciamo in più quando usiamo l'abilità? Sulla mano? Figo. Ok, vabbè, interessante. Puoi fare veramente delle build particolari, eh. Per carità, per me, ripeto, l'arma per adesso che vince il premio originalità è l'arma del profumiere, ragazzi, per quanto mi riguarda. È troppo divertente da usare. E adesso la testeremo pure nella grotta, perché adesso andrò nella grotta. Vediamo se trovo quel passaggio per andare dal vaso grande, ragazzi. Anche qui, se trovo qualcosa, bene, altrimenti vi taglio tutto. Quindi a tra poco. Lo vedi? Lì noi non ci siamo mai arrivati. Però io se cado qua crepo. No. Ci deve essere un modo per salire lì, ragazzi, però... non l'ho trovato. Eppure pensavo di aver esplorato bene questo posto, ragazzi, eh. Qui vado dal boss. Possibile che mi sono perso qualche cosa? Sì, c'è questo affare qua. Perché non l'ho visto l'altra volta? Ti prego, fai che sale. Dormire, ragazzi, fa bene, ve lo dico. Ve lo dico. Questo non so come ho fatto a non vederlo. Ah, giustamente. Ah, oddio. Ti prego, platforming. Non mi tradire. Oddio. Ok. 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 Beviamo perché non si sa mai. Ok. Che schifo. Lasciami, ti prego. Ok. Bevi. Dai ragazzi, abbiamo visto come è fatta la presa. Ok. La presa, diciamo che è sus. Ti prego, fai. E siamo arrivati dal vasone, ragazzi. Mi ritengo assolutamente soddisfatto. Guarda quel vaso. Come aspetta. Eh? Vaso gigante, beh. Non dico che mi immaginavo una cosa del genere, ma quasi. Of course. Cosa potevi trovare se non un vaso gigante davanti a dei vasi? Veramente? Potevi trovare appunto un vaso. Che poi tra l'altro c'era già un elmo vaso in Elden Ring normale, no? Che non ho preso con sus, però. Morirai con il fuoco. Yeah. Santa esplorazione. Ti giuro, sai che pensavo per un attimo che fosse tipo il culto del vaso? E che potevi tipo fare una covenant del vaso. Sarebbe stata originale come cosa, un po' come Dark Souls 2. Vaso gigante che copre perfettamente la testa se capovolto. Accessorio degli sciamani che eseguono i propri rituali nelle prigioni. Ah, quelli che ficcavano le persone nei vasi. Incrementa la potenza dei vasi da lancio di ogni dimensione. Carino, ti puoi fare la build vaso. Costoro dedicano le loro preghiere al contenuto dei grandi vasi nella speranza di rinascere in santità. È un ciclo di morte e rigenerazione interamente gestito da uomini mortali. Fammi vedere com'è il vaso sus. Che poi sus vaso avrebbe anche senso, perché essendo una piantina ha il suo vaso, no? Bisognerebbe vedere quanto aumenta il danno. Però carino, veramente originale assai, devo dire. Ah, mi posso teletrasportare fuori, fantastico, grazie. Adesso possiamo andare avanti. Dai, ragazzi, dai, è forte. Allora, ragazzi, io sto già più di mezz'ora di registrazione. Voi avrete visto probabilmente solo 10 minuti. Quindi questo episodio sarà un pochino più lungo, incredibile. Secondo me abbiamo tre vie pure qua. Abbiamo la via a sud che andiamo non si sa dove. Abbiamo la strada a nord. Tra l'altro ho appena notato che qui c'è una mappa. La vedete? Ok. E dritto qui, ragazzi, non lo so. Cioè, io vorrei andare proprio dritto. Abbiamo destra, sinistra e dritto, ragazzi. Proprio io sarei così curioso di andare dritto. Non so perché mi attira da morire questo gigante sus. Quindi, che dite? Andiamo dritti? Ho paura sia un altro Legacy Dungeon questo, eh. Però proviamoci, ragazzi. Perché queste due strade mi danno l'idea che c'è tanta roba. Qui mi sembra un minuscolo isolotto con l'acqua attorno. Quindi, secondo me potrebbe essere la strada più intelligente. Che dite? E sì, ragazzi, quello è proprio un gigante cariano. Castello di Ensis. Un po' di fuoco? Beh, vedo che il potenziare queste cose di fuoco ne valsa la pena. Quanto sei duro, fratellino? Ai ai ai, caramba. Questo è il guardiano del castello. Amici, potrei ucciderlo al lancio del fulmine, eh? Probabilmente finirà che farò così. Ah, è vero. Ecco, quello... secondo me... se mi becca con quello, come dire, mi fa veramente del male, del damage. Perché ne dici di un po' di... aspetta, volevo fargli lanciare l'ultima spada. E poi lanciamo un po' di marcescenza sus. Ok. Dai, marcescenza sus.
Dai, molto bene. Ok. Viviamo. E poi magari questo ma rispawna pure, quindi sarebbe divertente. Ok. Colpiamo i piedini. Vediamo. Calma. Scappiamo, che ha fatto le spade sus. Ok. Mamma mia, ragazzi, che danno le spade sus. Ok. Sì, diciamo che l'avrei voluto prendere almeno una volta, però non è andata secondo i miei piani. Ok, lancia sus. Ok. No, mi sa che morirai prima di lanciarmi quegli affari. Dai, crepa. Ok, dai. Pietra forgiatura 9 e grasso magico reale. Ok. Beh, ragazzi, come accoglienza a questo castello direi GG, eh. Siamo tornati a Liurnia, ragazzi. Ma fammi capire, questo DLC c'è un po' di tutto? Ma sono tutti fortissimi contro il fuoco. Ma com'è sta cosa? Sono tutti belli resistenti contro il fuoco, eh. Per carità, l'idea di mettere un po' di tutto in questo DLC ammetto che mi fa impazzire, ve lo dico sinceramente. Runa del Regno dell'Ombra 4. Per carità, lo useremo il fuoco sus, ragazzi, ma stiamo trovando tutti i nemici che sono completamente... Ah, non possiamo usare Torrent, giustamente, è un piccolo legacy dungeon questo. Che sono tutti resistentissimi contro il fuoco, ragazzi, quindi GG. Meno male che abbiamo la lancia. Questo mi dava l'idea di un posto piccolo, quindi dico, esploriamo questo. E poi nel prossimo episodio andiamo a destra e a sinistra, quindi... Perché dalla mappa sembra piccolino, per carità, eh. Mi ricorda un po' il castello di Morn, ma più cattivo, non so voi, eh. E tra l'altro è anche poetico, perché sus sta ripercorrendo tutto il suo viaggio... Ma è in versione ancora più cattiva in quest'area sus, quindi GG. Wow. Droppami la lancia, così a caso. Dai. Adoro quest'arma, ragazzi. Ok. Milady. Allora, che cos'è la Milady? Una lancia, cos'è? Spadone leggero, ossia una spada dotata di una lama particolarmente lunga, tipo stocco, ma dal peso ridotto al minimo. Alla luce della forgia raffinata viene considerata la nobildonna delle spade. Beh, giustamente, me vedi. In mani esperte questa lama permette di combattere con la stessa agilità di una spada dritta. È una spada stocco. Wow. Ragazzi, ma l'eleganza di sus. Guardalo. Wow. Ok, moveset sembra assurdo. Ragazzi, è spicy. Ma guarda questa mossetta! Wow. Vabbè, ragazzi, è una fottuta danza. Ragazzi, ma la posa dell'R2? Wow. Ragazzi, non ho parole, veramente, questa pure è un'arma spettacolare. Alla sopra c'è una grazia. Grazie al godo, oserei dire. Ah, amico mio, sei tornato, eh? Più forte che mai. Tra l'altro non mi hai mai droppato lo scudo, eh? Cioè mi hai droppato il martello, ma non mi hai droppato lo scudo, amico, eh? Sus, potevi colpirlo, eh? Mamma mia, signore! No, non credo. Fuoco? Ok. Ricettario del cavaliere leale. Ok, che possiamo fare? Grasso magico reale. Grasso magico reale con legaccio. C'è tutta questa gente spicy qua, eh? E te, amico mio, morirai con il potere di sus di fuoco. Yeah. Molto bene. E c'è un'altra grazia di Michela. Ragazzi miei. Finiamo l'episodio alla grande. Finiamo l'episodio qua, ragazzi, con il falò. E un sacco di roba. Portone chiuso. E qui non c'è nessuno. Allora, accendiamo la grazia subito. Dai. Ok.
frammento di albero d'ombra. Messaggio della croce del castello. E tu che dici invece? Qui abbandoni i brandelli del mio corpo. Vabbè, sempre la stessa cosa più o meno. Che dice il foglietto? Ho un sacco di foglietti. Messaggio vergato della cavità. Sempre Leda, indirizzato a chi segue le tracce di Michele. Il gentil Michele è diretto alla torre sigillata delle ombre, alla ricerca del varco delle divinità. Se vogliamo raggiungerlo, dobbiamo bruciare l'albero che sigilla il passaggio. Per fare ciò servirà una fiamma. Allora, però, aspetta. Così però mi confondi, Leda. Allora, il foglietto che abbiamo trovato l'altra volta, bisogna trovarlo prima, per forza. Perché questo dice: il varco delle divinità giace nella torre sigillata delle ombre, che è in cima dove abbiamo visto nella Legacy Dungeon numero 1. Quella deve essere sicuramente la meta del pellegrinaggio di Mica. Quindi lui era proprio diretto lì. Non siamo empiri, ma dobbiamo trovare la via per condurci in quel posto. Bene, secondo foglietto. Il gentil Mica è diretto alla torre sigillata delle ombre. Quindi questo è per chi non ha trovato il primo. Se vogliamo raggiungerlo, però, dobbiamo bruciare l'albero che sigilla il passaggio, quindi quello di spine. E per fare ciò ci servirà una fiamma. Però prima voglio tornare da lui e finiamo l'episodio dicendo a lui che abbiamo trovato un'altra di queste impronte di Mica. Ho trovato un'altra cosa, amico mio, che mi dici? Ah, non lo vuoi sapere? Ah, non gliene importa niente, ragazzi. Vabbè, finiamo con questa suspense incredibile, ragazzi. Ragazzi, mamma mia, ma l'avete visto quanto è bello Sus che usa le piromanzie nelle manine Sus, come i profumieri Sus. E abbiamo fatto un backtracking Sus, tutto Sus oggi, ragazzi. Abbiamo anche iniziato a esplorare un castello che è Sus, ma allo stesso tempo è un po' pericoloso, perché ci sono un sacco di cani grandaggi pericolosi e nemici assurdi. Ce la farà Sus incredibile? Lo scopriremo nel prossimo episodio incredibile. E poi tu, Leda, mamma mia, Leda, se ti becco. E con queste parole di Sus finali, ragazzi, direi che questo episodio incredibile può finire qua. Prossimo episodio andremo avanti incredibile e vediamo che succederà. Pazzesco assurdo, ragazzi. Leda è Sus, secondo me, eh. Ragazzi, che cosa sono voi? Ci vediamo al prossimo episodio.